Benvenuti su Real Economy. Questa settimana diamo uno sguardo al Fondo europeo per la ripresa dalla pandemia. Ci sono 672,5 miliardi di euro da spendere per rimettere in sesto l'economia, ma gli Stati membri devono dimostrare di essere seriamente intenzionati a diventare verdi prima di ottenere una quota di denaro. E poi il nostro Guillaume Desjardins, che riferisce su uno di questi progetti per creare una nuova economia verde. Sì, Naomi, sono in Provenza, dove due giganti dell'energia sperano di costruire il più grande impianto di idrogeno verde della Francia. Ma prima è concorso accelerato sul piano per la ripresa europeo. Al centro del piano di ripresa per rimettere in piedi l'Europa dopo la pandemia di coronavirus c'è la struttura detta di recupero e resilienza. Comprende 312,5 miliardi di euro in sovvenzioni e 360 miliardi in prestiti, denaro speso in investimenti pubblici e riforme per rafforzare le economie dei paesi europei. Per accedere a questi fondi, gli Stati membri devono preparare piani di ripresa nazionale che dimostrino che si assegneranno il 37% del denaro alla transizione verso un'economia più verde e il 20% a iniziative per digitalizzare l'economia. I piani dovrebbero essere presentati alla Commissione europea entro la tarda primavera e i primi pagamenti sono previsti per l'estate. Guillaume Desjardins è andato in Provenza, dove un progetto per un impianto di idrogeno verde spera in una quota di quei fondi di recupero. Sotto il sole provenzale, l'energia solare viene utilizzata per generare elettricità, ma in futuro queste fattorie fotovoltaiche potrebbero rifornire il più grande sito francese per la produzione di idrogeno verde, un ingrediente necessario per la produzione di biocarburanti, un'alternativa più pulita al diesel. Due grandi aziende hanno collaborato per lanciare il progetto Massilia, ma i due giganti dell'energia contano su fondi pubblici per avviare il settore dell'idrogeno verde. È essenziale perché il costo delle prime unità prodotte è molto più alto di quello che sarebbe se si utilizzassero impianti industriali esistenti, già funzionanti a pieno regime. Quindi, per avere un prodotto finale disponibile a un costo accettabile per il consumatore, beh, è necessario all'inizio aiutarlo attraverso questi fondi. Per il momento il biocarburante qui prodotto utilizza il cosiddetto idrogeno grigio generato da combustibili fossili. Si prevede di sostituirlo con l'idrogeno verde prodotto dai pannelli solari, riducendo ulteriormente l'impronta di carbonio. La speranza di questi gruppi di ricevere finanziamenti pubblici non è infondata. La Francia ha infatti pianificato un piano di ripresa da 100 miliardi di euro, di cui 40 dal Piano Europeo di Ripresa e Resilienza. Un terzo di questa somma, circa 30 miliardi di euro, dovrà essere iniettato nella transizione ecologica con massicci investimenti nella ristrutturazione degli edifici, nei trasporti più puliti e nella decarbonizzazione dell'industria. Il settore dell'idrogeno verde riceverà 7 miliardi di euro, 2 dal piano di ripresa nei prossimi 2 anni e poi altri 5 entro il 2030. Un tale impianto di idrogeno parteciperebbe anche alla ripresa economica della regione, secondo questo esperto. Quando si è calcolata la ricaduta economica della strategia nazionale per l'idrogeno, il risultato è stato stimato nella creazione di una cifra fra 50.000 e 150.000 posti di lavoro, diretti o indiretti. Probabilmente questo denaro ci permetterà di risparmiare molto sulle conseguenze dei cambiamenti climatici. Il vicino produttore di batterie all'idrogeno Elion non richiederà finanziamenti pubblici, ma si aspetta ritorni da un settore in rapida espansione. Chi dice produzione industriale in realtà dice investimenti in strumenti di produzione, strumenti di test, infrastrutture. Quindi questo sito è davvero destinato a crescere. Siamo una quarantina di persone oggi, puntiamo alla fine del decennio a superare felicemente i 100 impiegati. È qui alla Commissione europea a Bruxelles che il piano di recupero e resilienza è valutato dagli Stati membri. Sono qui per parlare con il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis per saperne di più.
Grazie mille per essere con noi su Real Economy. La struttura per la ripresa e la resilienza serve ad aiutare l'economia europea a rimettersi in carreggiata. È stato un viaggio piuttosto lungo per ottenere l'approvazione di questo accordo, non è vero? Sono stati dei negoziati complicati, ma va detto che in fin dei conti abbiamo creato un pacchetto finanziario senza precedenti dal punto di vista europeo. È una quantità di denaro molto consistente. Ora la cosa principale è che questi soldi vadano davvero all'economia e siano ben spesi. Abbiamo visto nel rapporto di Guillaume il progetto per un impianto di idrogeno verde. Sono questi i tipi di progetti in cui lei auspica che i governi investano? Una parte sostanziale della struttura di recupero e resilienza deve essere collegata al nostro lavoro verso la neutralità climatica. E l'idrogeno pulito è chiaramente una di queste possibilità. Alla fine spetta a ciascun Stato membro decidere quali progetti si vogliano proporre. Quindi in questo caso spetta alla Francia decidere se presentare questo progetto nei propri piani di recupero e resilienza. Ma se discutiamo di queste transizioni verdi, ci sono anche molte altre attività che possono essere finanziate nelle energie rinnovabili. È quella che chiamiamo ondata di rinnovamento. Quindi migliorare l'efficienza energetica degli edifici e di molti altri settori. Molti dei nostri spettatori hanno perso il lavoro. Come potranno essere aiutati da questi investimenti? Questa è in realtà la chiave per garantire che questo denaro inizi a fluire nell'economia reale e vada ai destinatari di questo denaro il prima possibile. Tutto questo va visto nel contesto delle nostre misure immediate anticrisi. Nell'ultimo anno abbiamo adottato tante misure per il sostegno immediato delle imprese colpite dalla crisi. La Commissione ha parlato dei primi pagamenti in estate, può garantirlo? Questo è quello a cui noi miriamo in ogni caso in questo momento. È importante che gli Stati membri preparino i propri piani di ripresa e resilienza in modo che la Commissione europea possa approvarli. E questa è la base per versare questi soldi. Dopo l'approvazione del piano, inizieremo a versare il 13% di prefinanziamento. Ci sarà una notevole quantità di denaro che fluirà immediatamente verso gli Stati membri, ma c'è un altro elemento importante. Affinché la Commissione europea vada sui mercati e prenda in prestito questo denaro, abbiamo bisogno che tutti gli Stati membri ratifichino il piano. Quindi è un'altra parte importante che gli Stati membri devono fare per garantire che questo denaro arrivi davvero. Mentre l'Europa continua a vacillare per questa pandemia, la pressione è alta per ottenere i fondi di recupero dove sono più necessari, il prima possibile. È tutto da noi di Real Economy, alla prossima!